il testo l'ho messo in mano a Marco, a Mimmo, e a compagnia con cui lavoro da anni, mi fido e sono felice di averlo fatto insieme a loro, e quindi poi dello spettacolo, come vedete, il 16 vedremo che ne parli lui, che è il regista. Sì. Io la cosa che voglio dire in più è che il 13 sarà anche l'occasione per la presentazione del libro, perché mi hanno pubblicato il testo, che è la casa editrice Q Press, che è digitale e anche cartacea, con appunto la prestazione di Fausto Paravedino, quindi sono contento anche perché a livello di circolarità tondelliana c'è la prestazione del primo autore che ha vinto il premio Tondelli nel 99, credo, che non mi ricordo, 97, c'è il primo autore che ha vinto il premio Tondelli, che mi ha premiato l'anno scorso, ha scritto la prestazione al testo che verrà presentato appunto il 13 e poi dopo sarà disponibile dalle reti. Quindi ho cercato di unire le cose dello spettacolo con anche, e anche del libro. Lo spettacolo dopo sarà in scena anche il 17-19 a Reggio all'Orologio e poi a gennaio, poi spero anche per tutti i prossimi due anni in tutta Italia. Però questo è la speranza. E poi dello spettacolo in sé posso ancora parlare del testo? Il testo, io sono tutto quello che devo fare, l'ho scritto adesso, è arrivato in mano a te. Va bene, e allora parlo un po' di che cos'è questo testimone che mi ha passato con me. No, noi l'abbiamo resa come una fiaba allegorica, una fiaba dark, un po' Tim Burtoniana. È un viaggio che fa questo uomo attraverso un po' le paure di questa epoca. No? Ci sono alcuni temi che sono abbastanza forti e il pubblico riconosce abbastanza in fretta, che sono i debiti, la menzogna, l'inaspettato e il desiderio di controllare qualsiasi cosa nella propria vita. Quindi toglie il personaggio uomo, fa un viaggio che comincia col tentativo di controllare ogni aspetto della sua vita, dalla moglie, dalle vacanze, da qualsiasi cosa, incontra dei personaggi che vivono e pensano al di fuori della logica della società e in maniera quindi molto, molto particolare, molto strana, ed è per questo anche il motivo per cui un po' l'abbiamo intesa come un viaggio allegorico, quasi anche la scenografia di Antonio Panzuto ce la porta in una graphic novel, in un fumetto. E, per cui questo viaggio su cosa conta veramente, quali sono cose che si possono abbandonare, quali cose invece vanno tenute perché sono la radice dell'essere umano, è l'aspetto che ci interessava far vedere. Cioè un viaggio dell'umanità verso la plastificazione, verso la cancellazione della sincerità, dell'autenticità, il desiderio di avere sempre più un mondo controllato, fatto di logica e di... Come si oppone invece a questo desiderio di caos che ha la natura umana? Allora questo è un po' il viaggio che abbiamo tentato di fare. E abbiamo fatto questo spettacolo ad Andria, che è stato un debutto per me, è stato un po' un'anteprima anche per i tempi che avevamo. Adesso siamo molto felici di essere qua a Correggio, poi io devo dire che la prima volta che recito a Correggio, io sono nato a Correggio e quindi sono anche un po' emozionato del posto che mi ha dato la luce. Però no, siamo contenti di avere la possibilità adesso di riprendere lo stiamo facendo. Stiamo anche sostituendo un'attrice, perché Denise, che era l'attrice che ha debuttato ad Andria, è fortunatamente per lei rimasta incinta e quindi è uno spettacolo che ha già dato delle gioie, ha già fatto un atto creativo.